Ecco che si piazzano i ragazzi alle esordienti Sport MX2 di questa AICS. Abbiamo detto in pole position abbiamo Boccioni Giona, che è un conoscitore del tracciato di Ponzano di Fermo, Grotta Zolina ovviamente per gli aficionados. Si stanno tutti piazzando. C'è da dire che oggi la partenza risulta essere piuttosto impegnativa, perché il terreno è composto da una fanghiglia viscida in superficie. Per avere uno strato più duro sotto, l'acqua non è penetrata a sufficienza, e sarà qui, ci sarà da ballare la prima curva. Speriamo che insomma non succeda niente, ma sicuramente qualche piccola difficoltà in più oggi c'è. Tutti pronti? I ragazzi ovviamente un gruppo sparuto, perché oggi, come abbiamo detto già, non c'è stata una massiccia affluenza, anche perché ci sono state le abbondanti piogge, hanno magari scoraggiato parecchi piloti a venire, ma anche la concomitanza di tre gare quest'anno, purtroppo con queste tre associazioni le gare sono numerosissime e ovviamente creano qualche imbarazzo ai piloti su quale gara partecipare. Ecco, ci si trova indecisi, dice: partecipo a questa, alla ICS, alla FMA o alla WISP, non si sa. Bandiera verde, tutto sembra essere pronto. Noi ovviamente ci teniamo a debita distanza. La pista è, ripeto, è viscida, ma in alcuni punti sembra cominciare a tirare bene, quindi in alcuni punti si potrà usare maggiormente. Comunque oggi si segnerà parecchio, ci saranno anche la pista diventerà anche tosta dal punto di vista delle buche. Ecco, 5 secondi pronti, attenzione a Boccioni Giona sull'Honda 259, che è anche un bravissimo a partire. Via, partiti, eccoli, arrivano alla prima curva e domini.